con Davide Fisato a commentare una partita da coach, che ho detto Vicenza ha giocato con grande intelligenza e secondo me anche con grande precisione, sfruttando però inevitabilmente, va detto, l'assenza di Valentini e anche l'infortunio capitato a Turi all'inizio terzo secondo quarto, che vi ha, diciamo, messo la partita un po' più su binari facili. Sì, per fare un'analisi obiettiva concordo con quello che hai detto. Firenze noi l'abbiamo preparata con la presenza di Valentini, nonostante sapessimo che aveva subito un infortunio la settimana scorsa, proprio perché lo consideriamo un giocatore pericoloso, un giocatore importante per questa squadra. Poi le vicissitudini della gara hanno avuto un infortunio anche Touré, e evidentemente un giocatore per Firenze importantissimo. Dall'altro canto noi abbiamo fatto il nostro, nel senso che abbiamo fatto una partita intelligente, abbiamo fatto una partita dove siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato e sono molto soddisfatto di quello che hanno fatto i miei giocatori. Partito, detto, giocato con grande precisione, l'idea era quella di mettere il più possibile il pallone sotto a Nobile, che vi ha premiato con una prestazione assolutamente dominante, però mi viene in mente per esempio anche Hannes da tre punti di Benassi, sono stati un'arma molto importante per spaccare la partita nell'ultimo quarto. Sì, l'idea nostra di gioco è sempre quella di, ovviamente, di appoggiarci dove abbiamo dei vantaggi, dove abbiamo dei giocatori esperti. Sono contento anche per la partita di Benassi, perché ha tolto la maschera, aveva una frattura al naso e ovviamente giocare con la maschera è sempre una cosa non agevole. L'ha tolta questa settimana, oggi è stato anche preciso il tiro da tre punti ed era quello che ci voleva. Poi per il resto, ripeto, abbiamo fatto quello che avevamo preparato e anche gli altri ragazzi hanno letto le situazioni, hanno giocato dove avevamo più vantaggi ed è andato tutto molto bene, specialmente nel terzo, quarto.